Torna l'appuntamento del lunedì su Radio Sena TV con Si fa per Sport, il viaggio all'interno delle eccellenze sportive del nostro territorio. Parliamo quest'oggi dell'ultimo weekend della Sport Siena Weekend, questa kermesse che ha tenuto anche quest'anno Siena al centro del mondo dello sport per 4 weekend, per un mese intero. Questa puntata, ultima puntata dedicata a questa kermesse, ospite dei nostri studi nella prima parte l'assessore allo sport del Comune di Siena, Leonardo Tafani. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Alessandro. Che ha inventato questa rassegna? Parto da questo, da questa invenzione, assessore. Siamo arrivati alla quinta edizione quest'anno, che si è appunto conclusa nel weekend appena passato, e quindi diciamo facciamo un excursus su questa kermesse, su questa manifestazione che è cresciuta molto in questi anni, no? Assolutamente sì, mi preme sempre ribadire come nasce l'idea di sport, di Siena Sport Weekend, con l'intendimento di cercare di valorizzare tutte le molteplici sfaccettature che lo sport può avere, per cui oltre allo sport inteso come volano economico del territorio, e qui mi riferisco alle gare di maggior partecipazione, ultramarathon, strade bianche e altro, nordic walking e via dicendo, ma anche allo sport come veicolo formativo. Infatti abbiamo avuto convegni e convegnistica di buon livello, ma anche veicolo di inclusione sociale. Proprio per questo anche lì abbiamo avuto eventi sulla diversabilità e eventi chiaramente legati alla formazione di giovani, bambini, ragazzi e istruttori. Quindi diciamo un panorama variegato che ha cercato, come tutti gli anni, di toccare le molteplici sfaccettature dello sport, che lo sport è un po' tutto. Addirittura, concedimi, certo, con un evento finale che è stato un po' un fiore all'occhiello, lo spettacolo teatrale ai Rinnovati, dove si è trovata una bellissima fusione tra arte, cultura e sport. Tanti partecipanti, qui vediamo le immagini della Terre di Siena Ultramarathon, insomma è stato il primo evento, il primo weekend di questa manifestazione. Terre di Siena Ultramarathon che ha inaugurato anche questa kermesse, questa edizione 2018, no? Sì, l'ha inaugurata e l'ha battezzata sotto la neve, sotto la pioggia, per cui lo so bene perché l'ho fatto, ho partecipato alla 19 km e abbiamo corso quasi tutta la distanza sotto la neve, o pioggia battente o neve, e devo dire che purtroppo questo elemento meteorologico ha accompagnato tutti e quattro i fine settimana, certo, con piccoli spazi di respiro che sono stati appunto la Gran Fondo con i 5.000 partenti il giorno 4 marzo e altre poche giornate in cui ci ha dato respiro. Però ecco, ultramarathon, grande conferma, quinta edizione anche dell'ultramarathon, perché poi Sport Weekend di pari passo, no? Esatto, Sport Weekend si connota di ormai alcune colonne portanti, alcune grandi conferme, e ogni anno si è cercato di inserire delle interessanti novità. Ultramarathon è la colonna portante chiaramente del primo fine settimana. Vediamo anche le immagini, appunto, qui la partenza da Monteriggioni, di una edizione faticosissima, insomma, come diceva l'assessore. Ecco, poi il grande weekend del ciclismo, si è iniziato il 4 marzo con le strade bianche, professionisti, una gara leggendaria. Anche questa, vorrei fare una piccola parentesi, perché anche questa gara è cresciuta negli anni, no? Grazie anche all'interessamento del Comune di Siena ha avuto un'evoluzione, le strade bianche inserita nel World Tour, quindi è diventata una grande classica, ormai lo possiamo dire, no? Assolutamente, anzi ti ringrazio Alessandro, perché seppur brevemente vorrei ripercorrere le, certo, tappe che hanno portato alla strade bianche che abbiamo oggi. Strade bianche nel 2013, addirittura parliamo della gara professionistica perché esisteva solo quella, rischiava di essere trasferita altrove, esattamente in Umbria. C'erano già delle trattative in corso, proprio perché chiaramente mancando risorse economiche sul territorio RCS Sport stava valutando soluzioni alternative. Ci siamo da subito adoperati e ingegnati per riuscire a trovare i fondi necessari al mantenimento della competizione nella nostra città, e i primi due anni ci siamo appoggiati al Comune di San Gimignano, per cui c'è stata questa anomalia, per cui da Gaiole per due anni è stata San Gimignano, ma non vi nascondo che già nel 2013
14-15 stavamo sotterraneamente lavorando per portare anche la partenza su Siena, che sapevo essere cosa gradita anche per gli organizzatori. Ne avevamo parlato più volte con Mauro Vegni, che poi è il patron del Giro d'Italia. Esatto. E questo, quindi, diciamo, la conclamazione di Siena, Strade Bianche, nel World Tour con il circuito Siena-Siena, quindi partenza e arrivo dalla nostra città. Ecco, la vediamo in questo momento, la partenza dalla Fortezza. Esatto, quindi partenza-Fortezza, che tra l'altro da un punto di vista logistico è stata apprezzatissima dagli organizzatori, perché è chiaramente un luogo dove naturalmente viene bene realizzare il villaggio e tutti i vari servizi per i ciclisti. Quindi dicevo, a quel punto, con una partenza e arrivo nello stesso posto, nella stessa città, la logistica è chiaro che si semplifica tantissimo, ed è stato possibile innestare quello che è un progetto di soli 3 anni, che appunto nasce proprio nel mezzo a metà del mio mandato, che è quella della Gran Fondo. Una Gran Fondo che ha avuto una crescita esponenziale da una edizione zero con 500 partenti circa. Poi ne parliamo, volevo chiudere l'argomento Strade Bianche professionistiche con queste immagini, l'arrivo del vincitore di quest'anno. Vedete che tipo di immagini regaliamo al mondo, no, Assessore? In realtà, con l'arrivo in Piazza del Campo, al di là poi di chi riesce a vincere questa gara, negli anni si sono susseguiti grandi campioni, però insomma le immagini che vengono trasmesse al mondo sono di questo tipo. Insomma. Assolutamente, infatti la gara professionistica, dove si è appunto aggiunta anche la gara femminile, perché per essere nel World Tour, quindi nell'Olimpo delle gare, delle classiche mondiali, corre l'obbligo di avere anche la gara femminile delle professioniste. Però ecco, questo è uno spot che va in 184 nazioni nel mondo. Le immagini della nostra città e delle nostre terre ricevono, diciamo, una promozione, riceviamo una promozione territoriale importantissima, con una buona ricaduta. La Gran Fondo genera non promozione di immagine, ma ricaduta diretta sul territorio. Ecco, parliamo anche del giorno successivo, perché legato e cresciuta con la Strade Bianche professionistiche, si è affiancata appunto la Gran Fondo, che la gara, diciamo, non è proprio così, perché insomma non li definirei amatori nel senso stretto, Assessore, perché sono anche dei grandi atleti, perché per fare gare di questo genere c'è bisogno insomma di tanto allenamento. La Gran Fondo Strade Bianche il giorno successivo, che unisce, diciamo, gli addetti ai lavori, i tifosi, gli sportivi che magari vengono il sabato per la gara professionistica e che il giorno dopo si cimentano nella gara sulle stesse strade. Insomma. Sì, l'intendimento era proprio questo, Alessandro, quello di riuscire a convogliare sulla nostra città gli appassionati delle due ruote, che potessero sin dal venerdì sera, con la conferenza stampa di presentazione in Palazzo San Sedoni, con tanto di ammiraglie schierate in Piazza del Campo, quindi già dal venerdì sera potessero entrare in clima ciclismo mondiale, ammirando quindi i grandi campioni passeggiare per la nostra città o allenarsi già dal mercoledì sulle nostre strade, vederli cimentarsi in questa gara durante la giornata di sabato, per poi poter inforcare la propria bici e cimentarsi sulle medesime distanze nella domenica. E direi che ci siamo riusciti anche in tempi sorprendentemente brevi, perché, come stavo dicendo prima, abbiamo avuto un'edizione zero nell'anno in cui ancora la partenza dei pro era a San Gimignano e abbiamo fatto appena 500 partenti. L'anno successivo, proprio perché, vedete bene, nel frattempo si stava lavorando per portare la partenza a Siena, ma questo lo sapevamo in pochi, l'anno successivo abbiamo fatto 2300 iscritti e il terzo anno avevamo già i 5000 iscritti sold out alla Gran Fondo. Tra l'altro, per fortuna, una delle giornate graziate dal meteo è stata proprio la giornata della Gran Fondo, quindi la fortuna di avere le immagini epiche dei professionisti e tanto, quelle più umane, diciamo così. Esatto, hanno evitato di dover correre sotto la pioggia battente i dilettanti, chiamiamoli, che comunque ce n'è per tutti i gusti, Alessandro. Abbiamo sicuramente il ciclista quasi professionista, ma abbiamo anche il ciclista che prende la bici una volta alla settimana e ha voluto fare di tutto per godersi le bellezze del nostro territorio e le bellezze di questo percorso. Aggiungo alcune valutazioni. Io sono particolarmente meticoloso, ho dato il via alla gara della Gran Fondo, come vedevamo dalle immagini, ma dopo mi sono divertito ad ascoltare e a, tra virgolette, intervistare larga parte dei partecipanti, proprio per avere un feedback e sentirsi dire che, da un punto di vista sia organizzativo, di territori, permettetemi, presuntuosamente già lo sappiamo che i territori sono belli, ma anche da un punto di vista organizzativo, è stato chiaramente detto che questa gara
non può che attestarsi quale la miglior gara a livello nazionale del ciclismo amatoriale, detto da pareri autorevoli di persone che hanno fatto Parigi-Roubaix e non solo. Per cui complimenti a noi, ma complimenti anche a RCS che ha realizzato un ottimo prodotto. Un weekend insomma importante. Ovviamente poi la Sport Siena Weekend ha vissuto altri due weekend con eventi chiamiamoli diffusi. Il terzo weekend, per esempio, il pattinaggio con la sezione pattinaggio Menzana protagonista fra le tante cose, tra l'altro una sezione che insomma sta raggiungendo, ha raggiunto ancora tanti successi, quindi era giusto anche, come dire, celebrarla all'interno di questa manifestazione. Assolutamente doveroso, come hai appena detto, i roller, quindi i pattini in linea della Menzana hanno conquistato il nono titolo italiano proprio un mese e mezzo fa, il titolo italiano indoor, quindi il nono titolo credo in 9 anni, ma sappiamo bene sono stati in grado anche di esprimere campionesse del mondo Giulia Bonechi, campionesse europee Andrea Trafeli, Giorgia Bormida, cioè medagliati europei e mondiali, per cui veramente una grande fucina di campioni che ricordiamo sempre prende le mosse da Laura Perinti, certo, che a suo tempo ha vinto innumerevoli titoli mondiali e credo ormai quelli italiani nemmeno se ne tenga, certo, il conto. Per cui sotto la sua guida tecnica e però anche con l'organizzazione della Menzana è stato possibile creare questa macchina da sport che andava appunto celebrata all'interno di Sport Weekend. Assolutamente. Poi lei ha parlato all'inizio della nostra chiacchierata anche degli eventi solidali. Fra questi avete riproposto il Nuotiamo Insieme, che è questo evento alla piscina dell'acqua calda che unisce proprio uno dei valori dello sport, la solidarietà, no? Assolutamente, l'inclusione, come ho detto in premessa, lo sport è uno dei veicoli di inclusione sociale più diretti, più abbatte barriere e crea spirito di squadra e di solidarietà in un attimo. E questo è un evento al quale tengo tantissimo, realizzato con i ragazzi del Siena Nuoto, grazie al supporto chiaramente dell'UISP, e con i ragazzi del laboratorio, dell'associazione Le Bollicine e dell'associazione Senese Down, Siena Down. E è una bellissima occasione appunto per permettere, abbiamo fatto una staffetta mista, addirittura c'era stato richiesto di cimentarsi, anche a me ho detto di mettere il costume, ma ho preferito evitare, e quando mi rimetterò un po' in forma magari lo farò. Magari sì. Però ecco, e questa era una staffetta mista dove appunto la disabilità si univa appunto agli atleti del Siena Nuoto per creare questa staffetta mista 4x25, dove tutti sono stati celebrati e, come ho avuto modo di dire, non ci sono stati né vincitori né vinti, ma certo, tutti hanno vinto. E questo è sicuramente uno dei valori dello sport che intende trasmettere Sport Siena Weekend. Un altro evento, qui vediamo appunto le premiazioni di questa manifestazione, un altro evento di livello nazionale, oserei dire, è stato il Nordic Walking, che è stata tappa nazionale, altro attività che sta prendendo piede, è il caso di dirlo, anche nel nostro territorio. Nordic Walking è un altro punto tradizionale all'interno della Siena Sport Weekend. Assolutamente, anche il Nordic Walking, no, che poi è la Nordic Walking Siena, no? Con la contrazione Walking. È alla quinta edizione, anche questo rappresenta una delle colonne portanti degli eventi che costellano, diciamo, i 4 fine settimana. Non a caso, qui giusto una valutazione nel merito, queste discipline non sono state scelte a caso, questo si chiama, certo, Nordic Walking proprio perché che nevichi, che piova, che sia freddo, non importa perché si va lo stesso. Non a caso abbiamo cercato di mettere insieme degli eventi che portassero persone nella nostra città, certo, ma siamo consapevoli che questo è un periodo della stagione meteorologicamente infausto e infame. In cui di solito non si fa sport all'aperto, esatto, e non si fanno gite. Insomma. Esatto, esatto. Proprio per questo dovevamo in tutti i modi individuare delle discipline sportive, diciamo, dove chi si cimenta ha quella vena di masochismo che, certo, lo porta a confrontarsi con qualsiasi situazione meteorologica. Proprio per questo abbiamo deciso di puntare su ciclismo, podismo, Nordic Walking in questo caso. Ci è mancata la mountain bike, ma perché, scusami la nota, certo, l'appunto, ma perché proprio in questo periodo a Monteriggioni ha luogo una importantissima e famosa gara di mountain bike, e è ovvio che non potevamo andare certo ad accavallarci a livello di calendario.
E nell'ultimo weekend, ovviamente, io sono andato, ho saltato diverse iniziative, insomma, perché il calendario è stato veramente molto molto fitto. Per esempio, nell'ultimo weekend c'è stata la campestre dentro le mura, che è una gara molto particolare di appunto podismo all'interno delle mura sotto Piazza San Francesco, insieme alla Contrada della Giraffa, per esempio, no? È un altro esempio di come fare sport anche a pochi passi da Piazza del Campo. Sì, lì mi viene introdotto anche un altro argomento, quello dell'inserimento, seppur sempre molto soft e velato, del mondo delle contrade all'interno di questo cartellone, proprio perché, come ho detto, la pluralità degli aspetti sia dello sport ma anche della città. Noi abbiamo avuto la campestre in Giraffa con la sinergia e collaborazione dell'imperiale Contrada della Giraffa, sempre incredibilmente disponibile a collaborare con le iniziative del Comune di Siena. E anzi, di questo li ringrazio ancora una volta. Ma mi viene bene anche ricordare la premiazione che abbiamo fatto in Sala delle Lupe della gara, della gara tra contrade fatta alla Betone, esatto, per slalom e per amore. E è stato un modo carino di integrare diciamo, i gruppi sportivi delle contrade all'interno del programma e del cartellone di Siena Sport Weekend. Quindi, e in quanto invece, ritornando sulla campestre, eroi veramente, guardo le immagini, certo, e mi sento male per loro, perché sono stati davvero eroici, considerando quanto il percorso sia già terribilmente duro, risalire dalle fonti di Follonica lungo la vigna non è proprio semplicissimo. Assolutamente. Peccato per il maltempo, ma insomma lo scenario è sicuramente sempre molto bello. Per fortuna, per esempio, assessore, che il judo e il challenge di judo Città del Palio si fa, mi verrebbe da dire, al chiuso, no? È stata un'altra dei tanti eventi, quello del judo, ormai tradizionali, all'interno della manifestazione. Sì, altissimo livello tecnico anche nell'incontro, nel challenge Città di Siena di judo, che ha avuto luogo al Pala Corzoni, quindi negli impianti del CUS. Come hai avuto modo di dire, meno male che almeno dentro palazzetti, meno male almeno lì non ci pioveva, per cui le gare si sono svolte regolarmente, altissimo tasso tecnico, ripeto, grande conferma, e anche per loro assolutamente l'importanza di essere presenti con un evento, perché la scuola del maestro Nibbi è una scuola, il mitico, direi, maestro Bruno Nibbi, è una scuola che merita di essere valorizzata il più possibile, e anche perché, diciamocelo, sempre trovato una collaborazione e una sinergia importante. Non a caso con loro organizziamo anche il judo in piazza, che comunque, ecco, una cosa che ci tengo ad aggiungere, al di là diciamo, gli eventi quelli di cartellone, ultramarathon e strade bianche, anche ormai Nordic Walking, che porta in città persone da tutta Italia, centinaia di iscritti, negli altri eventi è sempre fondamentale e necessaria la sinergia organizzativa del soggetto, certo, del soggetto terzo, perché la macchina comunale non potrebbe assolutamente soddisfare le necessità e le richieste di organizzazione legata ai 20-25 eventi tra convegni e gare, se in città non ci fosse un humus sportivo più che florido, più che fertile. Certo. Questo va sempre sottolineato, e quindi un grazie va a tutte queste realtà che si sono messe in gioco impegnandosi in prima linea. Chiudiamo questa lunga kermesse dedicata alla Sport Siena Weekend, poi ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione con la passeggiata a cavallo per il centro storico di Siena, altro evento particolare, no, di questa manifestazione. Molto particolare, molto bello, suggestivo. Siena e i cavalli hanno un legame viscerale, e non voglio bruciare l'intervista successiva, per cui non mi dilungherò, però molto soddisfatto della caparbietà di questi cavalieri che, nonostante il clima avverso, hanno partecipato in grande numero, onorando un impegno, appunto, che ormai è diventato da calendario. Anche loro sono alla quinta edizione, per cui, ecco, mi ha fatto piacere che fossero presenti nonostante il meteo. Chiudiamo, assessore, dando uno sguardo, al di là della chiusura del suo mandato, dando uno sguardo al prossimo anno, nella speranza che una manifestazione, al di là di chi guiderà l'amministrazione, possa essere riproposta, no? Credo che questa sia l'eredità che comunque Leonardo Tafani lascia. Ma sì, questo è l'auspicio, chiaramente, l'augurio che mi faccio, l'auspicio che ho,
è che di quanto seminato, seppur in forma diversa, perché io capisco chiaramente che chi verrà possa voler mettere il suo timbro, certo, possa voler personalizzare quanto è stato fatto. L'importante, mi auguro, io penso sempre a meglio, non voglio essere ottimista, verrà sicuramente uno più bravo di me, più capace di me, che saprà valorizzare e scremare, far sviluppare ancora di più quello di buono è stato fatto e perfezionerà e aggiusterà il tiro. Ripeto, se c'è da cambiare i nomi si cambiano, nessuno è permaloso, l'importante è che si continui a portare lo sport in piazza, perché quello che conta è farlo vedere alla gente, spingere le persone a praticare. Ricordiamo, la mission poi non è fare l'evento è un evento con tanti iscritti, è un volano per la città, smuove interessi economici, non solo sportivi, ma anche mettere gli attrezzini in fortezza, li chiamo attrezzini, certo, non per offendere o per sminuirli, è un invito ad una vita attiva rivolto alla cittadinanza. Questa era una delle mission che mi ero prefissato, e spero attraverso queste piccole coccole, diciamo, mettendo un po' di attrezzi qua, un po' là, e mettendo di fronte, anche creando qualche disagio, perché ne sono consapevole, però eventi sportivi quasi tutti fine settimana, magari qualcuno in più ha abbandonato il telecomando e la poltrona e ha detto quasi quasi inizio a correre anch'io. Battuta finale sulla candidatura di Siena a città europea dello sport nel 2020, è stato presentato il dossier proprio in questi giorni, ieri c'è stata anche la presentazione, diciamo, con i commissari. È una sfida che si inserisce in questo contesto, diciamo, di questi anni, no, assessore? Sì, assolutamente, non possiamo che sperare che a ottobre-novembre, quando vi sarà il riscontro della valutazione della commissione che è stata qua nell'ultimo fine settimana, possa essere appunto positivo. Abbiamo fatto del nostro meglio, io ecco qui mi sento più che di fare predizioni o giudicare un lavoro che di fatto ad ora è chiuso in un dossier e quindi non è al giudizio del popolo e della cittadinanza, quindi non posso autoesprimermi un giudizio, posso ringrazio l'Università di Siena, quindi il Rettore Frati, ringrazio l'Unistrasi, il Rettore Cataldi, ringrazio la Fondazione Piccolomini con il suo Presidente Gheda, ringrazio tantissimo Paolo Riccardi di UBEI, perché UBEI, anzi alla francese, ha finanziato e supportato da un punto di vista grafico, appunto oltre che economico, tutto il percorso, oltre ad aver messo a disposizione una piattaforma multimediale per il fitness e per il wellness, collegata appunto poi al progetto di Siena Città Europea dello Sport. Direi che la squadra che ci ha lavorato è una squadra, e il CONI, chiedo scusa, il CONI era l'ultimo componente del comitato tecnico. La squadra che ha lavorato duramente, ha cercato di mettere insieme un dossier serio che fosse appunto ricco di contenuti, di dati di fatto, inconfutabili e indiscutibili, che spero appunto verranno presi seriamente in considerazione dai commissari. Lo speriamo ovviamente, io ringrazio, mentre vediamo qui le immagini della presentazione, poi del logo che ha accompagnato tutta questa presentazione, la presentazione della candidatura. Io ringrazio l'assessore allo sport del Comune di Siena, Leonardo Safani, per essere stato con noi, averci raccontato l'esperienza di questa edizione 2018 della Siena Sport Weekend e anche di questa candidatura. Grazie. Grazie Alessandro, grazie a tutti. Noi facciamo una piccola pausa e poi torniamo per la seconda parte di Si fa per Sport. State con noi. Seconda parte di Si fa per Sport, continuiamo a parlare dell'ultimo weekend della Sport Siena Weekend, la manifestazione che ci ha tenuto compagnia per un mese con tanti eventi sportivi diffusi nella città di Siena, insieme a Simonetta Losi e Paolo Giachetti che mi hanno raggiunto in studio, grazie, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Parliamo di questa passeggiata a cavallo per il centro storico di Siena. Diciamo già appunto dal nome di questa manifestazione, di cui abbiamo già visto nella prima parte della nostra trasmissione alcune belle immagini, si capisce insomma il connubio anche culturale, no, fra Siena e il cavallo in questa magnifica esperienza. Simonetta Losi, la raccontiamo a chi ci sta ascoltando e ci vediamo anche qualche immagine. La raccontiamo volentieri e dico subito che stasera io e Paolo siamo
la voce dell'organizzatrice di Elisabetta Gentili che della non Biu Safarini, voce. Della Biu Safarini. E siamo la voce letteralmente perché Elisabetta Gentili non ha voce e quindi non può raccontare queste splendide emozioni, questa meraviglia che è entrare da Porta Camollia come gli antichi viaggiatori, come hanno fatto tutti i regnanti che venivano a Siena, percorrere un tratto della via Francigena e arrivare lungo le vie del centro, proprio sulla Pietra Serena, alla cattedrale prima e in piazza poi. E è una grande emozione fatta di tantissime cose dove tutti i sensi sono coinvolti, perché la vista, perché chiaramente è un riscoprire a cavallo degli scenari magnifici a cui noi senesi siamo abituati, però è una scoperta, è una riscoperta sempre nuova. E poi l'udito, tutti questi zoccoli sulla Pietra Serena, è un rumore raro, no? Che noi, certo, abbiamo soltanto durante i giorni del Palio. E poi la piazza, l'abbraccio della piazza, questo spazio che si apre, e poi la piazza che, eccola qua, per noi senesi è un sogno. Ecco, per me personalmente venire a cavallo in piazza è stato il coronamento di un sogno che avevo fin da bambina. Quindi sport, piacere, cultura e bellezza, tanta bellezza. Paolo, tra l'altro abbiamo intravisto in, sì, queste immagini, insomma, una bella emozione partire dal Palazzetto dello Sport e soprattutto arrivare nel centro storico di Siena, queste belle immagini lo testimoniano, no? Sì, sicuramente è stato un po' difficoltoso perché la pioggia non ci ha aiutato, però non ci siamo dati per vinti e quindi abbiamo resistito dalle 7:30 fino a mezzogiorno sotto la pioggia battente, ma tutti i partecipanti, diciamo, sono stati più che contenti e sono rimasti affascinati, come diceva giustamente Simonetta, del fatto di entrare in Piazza del Campo e il rumore degli zoccoli sulla Pietra Serena. Ma il sabato abbiamo fatto un piccolo antipasto, grazie, antipasto. Sì, diciamo bello consistente, però abbiamo fatto ammirare i nostri percorsi, delle nostre campagne, con dei paesaggi, diciamo, molto belli, e quindi tutti sono rimasti impressionati, insomma, di questa nostra iniziativa che Elisabetta, come ha detto giustamente Simonetta, ci ha perso anche la voce grazie alla pioggia che ha preso ieri, insomma. Ecco, Simonetta, una manifestazione, come diceva in precedenza l'assessore allo sport Leonardo Tafani, che ha accompagnato Siena Sport Weekend, ma che negli anni poi è cresciuta, no? Ha avuto sempre una crescita appunto esponenziale. Sì, ha avuto una crescita esponenziale, siamo alla quinta edizione per ora. Ne ha parlato anche una rivista come Cavallo Magazine della nostra manifestazione. È molto seguita, le prenotazioni avvengono di anno in anno, direi, e molti mesi prima, e quindi c'è una grande partecipazione nel mondo dei cavalli, dei cavalieri, delle Amazzoni. E ogni anno c'è qualche piccola innovazione, qualche piccola sorpresa, perché anche se ormai la struttura della manifestazione è questa, la logistica è questa, ogni anno noi cerchiamo di rinnovarci, di ampliare, di dare anche ricordi ai bambini, ai partecipanti. Quest'anno, per esempio, noi fin dal primo anno abbiamo commissionato, diciamo, una pergamena a un artista, e quest'anno l'artista è stata Cecilia Rigacci, pittrice del Palio, certo, nota artista senese, che ha prestato la sua arte a questa manifestazione. Paolo, è una manifestazione aperta a tutti, ovviamente, no? Questo sottolineiamolo anche per, come dire, già invogliare sul prossimo anno, quindi questo lo sottolineiamo. Logicamente ci vuole un minimo di esperienza, certo, perché per uscire in passeggiata, soprattutto nel centro storico, ieri c'è stata un po' di difficoltà da parte di qualche cavaliere per il discorso degli ombrelli, però insomma, diciamo, è aperta a tutti, e quindi anche chi da poco monta a cavallo e sa stare in sella è ben accetto, quindi invito il prossimo anno
a una maggiore partecipazione da parte di chi è invogliato a fare questa cosa, insomma. Sperando anche, insomma, che il maltempo dia una trega, sì. Simonetta, possiamo anticipare qualche cosa per il 2019 o ancora molto presto? È ancora molto presto, però è quello un po' che ha detto Paolo, è una manifestazione aperta a tutti e io devo dire che chi la organizza ha veramente saputo, e parlo di Elisabetta Gentili e parlo ringraziando anche l'assessore Leonardo Tafani, riesce veramente a organizzare, a tenere unito un gruppo che è un gruppo che vive tutto l'anno, è un gruppo di persone che stanno insieme tutto l'anno, che vanno a cavallo tutto l'anno, che si ritrovano per occasioni conviviali per tutto l'anno, quindi c'è anche una forte coesione di un gruppo di amici che collaborano a vario titolo, e qui parlo per esempio di Paolo che fa i percorsi insieme a Elisabetta, di altre persone, dove c'è bisogno di trasportare un cavallo, di fare un qualche cosa, ecco, sicuramente si trova una grande coesione. E poi sì, è aperta a tutti, e dalla prima edizione la manifestazione è aperta anche ai bambini del reparto di pediatria delle Scotte, che vengono portati in carrozza. Ora purtroppo quest'anno le cose sono andate così, come vediamo da queste immagini, c'è stato il maltempo, comunque i bambini sono sempre, i bambini di Mosciano sono anche loro un gruppo nel gruppo. Assolutamente. Bene, io ringrazio Simonetta Losi e Paolo Giachetti per averci raccontato questa bella avventura della passeggiata a cavallo del centro storico di Siena, nella speranza che venga riproposta ovviamente anche nel prossimo anno e anche ampliata. Ampliata, perché sarebbe bello, ora io la butto un po' là, sarebbe bello che Siena, città dei cavalli, dedicasse ai cavalli un grandissimo spazio, no? Anche fuori, ovviamente anche fuori dal palio, perché noi vediamo che nel territorio di Siena, che è godibilissimo da un punto di vista del turismo equestre, ci sono tanti cavalieri, tanti appassionati, chiunque ha un pezzettino di terra, insomma delle due o tre, ci tiene il cavallo, oppure le scuderie, certo. Eccetera. Quindi ecco, trovare il modo di allargare questo tipo di cultura del cavallo, perché di questo si tratta, perché noi ce l'abbiamo nel DNA, sarebbe veramente una bellissima occasione. Sono d'accordo. Grazie a Simonetta e Paolo per essere stati con noi. Devo fare un ringraziamento, se è possibile, oltre logicamente al Comune di Siena, che ci dà sempre, questa è la quinta edizione che ci ha dato questa opportunità, l'assessore allo sport Leonardo Tafani, che si è sempre adoperato per riuscire al meglio in queste cose. Volevo ringraziare gli sponsor che tutti gli anni ci danno una mano, perché senza di loro sarebbe un po' difficile realizzare anche le piccole spese, quindi Siena Ambiente, Terre Cablate, la Floratras, Eno Servizi, Rimat e Leomatic, che sono, diciamo, molto partecipi a questa cosa. Assolutamente. Allora, grazie a Simonetta e Paolo. Grazie, dicevo, a voi. Noi continuiamo nel nostro percorso della Sport Siena Weekend e ci ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato durante la manifestazione della Campestre Dentro le Mura con Pietro Giannitti, che è responsabile della Menzana Runners e che ha organizzato insieme all'Imperiale Contrada della Giraffa la Campestre Dentro le Mura. Pietro Giannitti, Campestre Dentro le Mura, edizione bagnata ma edizione ugualmente fortunata di questa iniziativa all'interno del Parco di Vigna insieme a Menzana Runners, insieme all'Imperiale Contrada della Giraffa, all'interno di Sport Siena Weekend. Sì, è il quarto anno che abbiamo organizzato appunto questa campestre in collaborazione appunto con la Giraffa, con la Contrada e il gruppo della Menzana Runners. Abbiamo avuto anche oggi i podisti, quindi a correre, anche tanta gente a camminare. Il percorso quindi è bellissimo, perché si arriva fino alle fonti di Follonia, un posto anche che la Contrada conosce bene, però tanti anche senesi magari non l'hanno molto presente. È stata una bella giornata, una bella iniziativa, poi il pasta party a seguire anche dopo la gara, e anche in collaborazione appunto con il Decathlon, anche tanti amici che sono venuti anche da Colle Valdezza appunto per correre questa giornata insieme.
incasso devoluto a favore, in beneficenza anche quest'anno? Sì, contributo volontario, perché le iscrizioni appunto sono gratuite, quindi stamattina appunto hanno dato in beneficenza per l'associazione di Riabilita, l'associazione del territorio appunto di Ravacciano, e sono dei ragazzi con il supporto appunto psicosociale che hanno bisogno, e appunto questi soldi appunto andranno alle loro iniziative, quindi e rimarranno appunto qui su Siena. Si è inaugurata con questa gara un circuito della Mezzana Runners. È una novità di quest'anno, 2018, saranno 5 gare. Oggi la campestre vale un punto, perché in base appunto al chilometraggio e alle varie appunto edizioni che appunto faremo punti quest'anno, sono 5 gare. La campestre appunto è la prima, poi si organizzerà un'altra il 9 di giugno, che è una gara nuova nel Chianti, a Castellina in Chianti, quella varrà o 2 o 3 punti in base appunto alla lunghezza dei chilometri. Poi la nostra mezza maratona, quella ufficiale di settembre, anche quella vale 3 punti, e la gara di Siena Ambiente che faremo ad ottobre, quella vale 2 punti. E poi l'ultima, la 6 ore, che faremo a fine ottobre, anche quella una gara nuova a Castel Edelsa, quella varrà 4 punti. Praticamente chi fa più punti avrà la possibilità poi a fine ottobre, quindi a novembre, quando sarà finito tutto, appunto sommeremo i punti, potrà andare alle Terme, alla Perciolaia di Rapolano, oppure ad assistere anche a delle partite dell'Emma Villas, nel parasport appunto della Menzana, oppure avrà le agevolazioni di ingressi alla palestra. Quindi diciamo, più uno partecipa sia a camminare e a correre, e più vince appunto di questi premi. Torna la campestre dentro le mura, organizzata dall'Imperiale Contrada della Giraffa, da Mezzana Runners, in questo splendido scenario, nonostante la pioggia di questa mattina. È una bella iniziativa. Sì, è una bella iniziativa, nonostante il tempo c'è stata una notevole partecipazione, non solo di sportivi professionisti, ma anche di amatori che si sono voluti avvicinare al percorso e e un po' anche al parco di Vigna. L'iniziativa è come la quarta, scusami, non sento niente, è la quarta, è la quarta edizione della campestre dentro le mura, e rinnova un po' l'impegno di quello della Contrada della Giraffa, ma anche delle istituzioni che hanno partecipato, anche dell'amministrazione comunale, a quello che è un vivere la città e un piccolo angolo della città che altrimenti sarebbe poco conosciuto e poco accessibile. Quindi io ringrazio un po' tutti coloro che hanno contribuito a quello che è stato questo evento, e mi complimento anche con quelli che hanno potuto organizzarlo, nonostante oggi non fosse una giornata così piacevole da percorrere o per fare una passeggiata. Abbiamo ascoltato anche il priore dell'Imperiale Contrada della Giraffa, Bernardo Lombardini, su questa campestre dentro le mura. Parliamo del challenge Città del Palio, il challenge giovanile di judo, la giornata del judo che si è svolta al Pala Corzoni ieri, sempre all'interno della Siena Sport Weekend, organizzata insieme al CUS Siena Judo, una vera propria scuola di judo, come ha detto anche l'assessore Leonardo Tafani. Dopo quel challenge c'è stata anche la possibilità di fare judo con i campioni, ne abbiamo parlato insieme a Gianni Colombini del CUS Siena Judo, e ci ascoltiamo e vediamo l'intervista e anche tante immagini di questa manifestazione. Gianni Colombini. Gianni Colombini, una bella giornata di judo a Siena, una tradizione che si rinnova, possiamo dire questo? Sì, è un anno che abbiamo fatto questo torneo. L'anno scorso è stato un torneo proprio più importante di quest'anno, perché avevamo delle squadre straniere. Quest'anno purtroppo, in concomitanza un trofeo internazionale a Coimbra, non abbiamo stranieri, però abbiamo delle fortissime squadre locali, il Piemonte, la Liguria ed anche una squadra toscana, che sono abbastanza interessanti, diciamo, e ben equilibrate come livello tecnico. Ecco, poi ci sarà anche la possibilità nel corso della giornata di fare judo con i campioni, quindi una ulteriore apertura per chi si approccia a questa disciplina. Sì, la cosa interessante è che dopo a questo challenge tutti i bambini che provengono dalle varie rappresentative toscane della nostra società potranno fare judo con questi ragazzi, che sono insomma dei campioni, diciamo, nel loro sport. CUS Siena Judo, una realtà importante di questo territorio, lo diciamo sempre ma lo sottolineiamo sempre. È una realtà importante, è una realtà che nasce da lontano e che cerca di portare sul territorio i valori del judo, che poi sono i valori che tutti noi portiamo nella vita: il rispetto, l'amicizia
e la voglia di stare insieme fra ragazzi, grandi, adulti. È un modo per conoscersi, un modo per crescere. È un modo anche per sfornare campioni, perché ci sono anche profili interessanti. Sì, ringraziando il cielo abbiamo anche delle persone che sono uscite dalla nostra struttura con dei grossi risultati. Ricordiamo Chiara Carminucci, che ha fatto le Olimpiadi di Nanchino, e abbiamo un atleta che sta lavorando fortemente, non a Siena ma in una struttura in Piemonte, con un occhio alle prossime Olimpiadi. Iron Ferretti, lo dico io il nome. Andrea Ferretti, sì, Andrea Ferretti sta lavorando veramente in maniera pesante per inseguire un sogno importante per lui. Lo hai detto tu, lo ripetiamo, judo è uno sport di contatto, ma la violenza è da un'altra parte. La violenza è da un'altra parte, il judo è uno sport di contatto, a volte anche molto, diciamo, maschio, pesante, ma in realtà insegna tutte quelle cose che sono il rispetto dell'avversario e l'amicizia. Insieme si cresce, fare judo viene proprio da insieme per crescere nel mutuo aiuto, ecco. Continuiamo a parlare di Sport Siena Weekend e di Siena candidata a capitale, a città europea della cultura, dello sport nel 2020. Ieri c'è stata la consegna del dossier ai commissari che hanno visitato la nostra città e noi li abbiamo intervistati. Ascoltiamo le parole di Gianfrancesco Lupattelli, il presidente di ACES Europa, di Paolo Gheda, coordinatore della candidatura di Siena 2020, e Manuela Facco, commissaria ACES Europa, che ha visitato insieme agli altri la nostra città. Li ascoltiamo insieme. Siena, candidata città europea dello sport, ha tutte le chance, avendo non soltanto una grande storia di sport, ma avendo attualmente un impegno massiccio per lo sport per tutti, per lo sport dei cittadini, per il benessere e la salute. Una storia che è iniziata nel 1904 con la Robur Mensana, è una storia infinita, chiaramente ha avuto tanti aiuti da una banca locale, ma è risorta nonostante le luci che aveva. Quindi questo è una grande validità, perché riuscire a fare con le proprie forze dimostra che lo sport senese è uno sport vivo, uno sport vero, uno sport che penso abbia tutti i diritti per diventare città europea dello sport. Praticamente è un po' il compimento di un anno di lavoro in cui noi ci siamo, insomma, adoperati insieme alle istituzioni, in primis il Comune, per costruire questo profilo di candidatura, che è sfociato appunto nella redazione, nella pubblicazione del dossier che è stato consegnato appunto ai commissari. È stato un anno comunque molto bello in cui abbiamo conosciuto noi stessi per prima tutta la ricchezza del movimento sportivo senese, che vediamo molto rigoglioso e addirittura comunque promettente di un ulteriore sviluppo e crescita. E anche è stato un po' una possibilità di riflettere su quella che è l'identità di Siena come città sportiva nell'attualità, ma anche nella storia, nel tempo, che si radica, come sappiamo, in tante tradizioni, ma anche in particolare in quella dello sport. Commissione. Guarda, sono stati due giorni che veramente hanno messo in luce delle caratteristiche che non conoscevo di una città, e soprattutto dei cittadini, che lo sport lo amano per stare insieme, per far vivere anche parte della città. Abbiamo visto molti impianti che sono in mezzo proprio a delle zone residenziali, e pertanto vissuti da molte persone. Penso che lo sport abbia questo ruolo, un ruolo di educazione e, come si diceva prima, un ruolo che porta comunque a un benessere. E penso che poi Siena abbia proprio tutti gli ingredienti per poter fare questo grande lavoro, soprattutto per i giovani. Ci ascoltiamo in chiusura altre tre voci, quelle di Sonia Vitale, vicepresidente della Regione Liguria, di Enrico Cimaschi, delegato ACES Italia, e di Orietta Maggi, governatore dell'area 6 Toscana del Panatron e commissario ACES Europa, sempre ovviamente su questa candidatura. Sono molto lieta
di essere qui a Siena per questa candidatura a capitale europea dello sport 2020 e spero che Siena riesca a centrare l'obiettivo, ma ne sono convinta visto insomma, la storia, la tradizione, la forza e la determinazione con cui si è candidata. La Liguria è qui perché noi abbiamo iniziato come prima regione in Italia a promuovere il tema dello sport assieme a quello della salute, quindi sport, benessere, qualità della vita è un tassello importante nella prevenzione e quindi direi che anche qui un'innovazione di ACES Europe che avrà sicuramente un futuro perché c'è grande attesa su questi temi, una grande attenzione da parte dei cittadini. La candidatura di Siena per noi di ACES Europa è importante soprattutto per alcuni motivi più che per altri, sia perché lo sport in se stesso non è che noi cerchiamo centinaia di palazzetti dello sport oppure la presenza di società di vertice e basta. Noi cerchiamo delle comunità che vogliano investire sullo sport educativo. Questo perché noi vogliamo coniugare sport, salute e benessere. E soprattutto in una zona come Siena, che sicuramente come tante zone dell'Italia ha avuto dei problemi, c'è stata una comunità che poteva reagire in maniera differente, piangersi addosso oppure ripartire. E già il fatto di volere ripartire è stato importante, ma il volere ripartire appunto investendo sulle nuove generazioni, investendo sul proprio cuore, sulle proprie, dicendo io voglio ripartire dall'educazione, è stata una cosa molto importante. Una cosa molto importante che noi abbiamo toccato con mano, girando i palazzetti, parlando con le associazioni, parlando con chi rappresentava le istituzioni e non trovando uno scaricabarile fra le varie persone, praticamente uno che accusava l'altro di fare qualcosa di meno o qualcosa di più, ma abbiamo trovato proprio la volontà di un percorso comune. Poi adesso noi abbiamo dato i nostri voti, andranno al board di Bruxelles che li comparerà con le altre città che sono in concorrenza, però questo è un dato di fatto, noi torniamo più arricchiti da questo incontro e da questa visita. Il fatto oltretutto che Sonia Viale, che è la vicepresidente della Regione Liguria, ma soprattutto la nostra responsabile sui progetti di sport, salute e benessere, appunto, sia voluta intervenire proprio perché ACES Europa, la sua maggiore espressione, il presidente di ACES Europa, Gian Francesco Lupatelli, e il nostro commissario a questi temi, siano qui presenti è perché noi insieme a Siena vogliamo fare qualcosa di importante. Sia che Siena diventi European City of Sport, sia che magari succede, che magari altro, che è una competizione, può accadere tutto. Però comunque sia, noi su Siena, e qui ringraziamo il comitato che ha fatto nascere questa candidatura, segnatamente il professor Paolo Gheda, per quello che ha costruito, anche l'assessore Tafani, il sindaco Valentini, tutti quanti, ma gli arriverei a dire anche il custode del più piccolo impianto, perché hanno saputo essere veramente squadra e costruire qualcosa insieme. Non so parole fatte, ma è bello poter aver vissuto e tornare a casa sicuri che queste non sono parole ma cose concrete. Allora, questa candidatura per la nostra città è veramente una cosa di prestigio, anche perché Siena negli anni ha dato allo sport tantissimi campioni a tutti, diciamo, i livelli, anche a livelli molto alti olimpionici, per cui io credo che Siena se lo meriti questo titolo e ha fatto di tutto per ottenerlo. Bene, chiudiamo qui la puntata di questa sera di Si fa per Sport. Torneremo con il viaggio all'interno delle eccellenze sportive del nostro territorio lunedì prossimo, quindi l'appuntamento con il sottoscritto e con Si fa per Sport è per lunedì prossimo. State ovviamente sempre con noi, con Radio Siena TV. Grazie a tutti, buona serata.